Allora, salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E siccome ho detto, a parte il fatto che giustamente voglio, come ho detto, iniziare più presto, proprio di corsa, prima possibile, appunto la campagna con Napoleon Totoro, a parte il fatto che è la seconda volta che lo rifaccio questo video perché mi ero dimenticato di attivare il microfono, quindi già vi faccio capire in che condizioni sono. E ho già detto in due miei video delle ultime campagne di Rus che avevo dato un ultimatum sulla nazione, ragazzi, da scegliere, no, ho sbagliato, da scegliere appunto per la mia campagna, la mia prima campagna di Napoleon. Solo che praticamente nel secondo video soltanto in due, anzi in una o due persone mi hanno risposto. Quindi volevo fare questo video velocissimo, più così cosa sto dicendo? Volevo fare questo video velocissimo proprio per farvi capire che le campagne di Napoleone, ragazzi, mi ritroverei io contro tutti, e poi praticamente una volta che farei la prima, diciamo che sarebbe buono che farei il seguito, e quindi preferivo più che altro fare una campagna della coalizione. Siccome la campagna austriaca sta già facendo Etruscan Oplite, ragazzi, volevo dire le tre rimaste sarebbero appunto Inghilterra, Prussia e Russia. Ma come sapete voi che giocate a Total War, ma se non lo sapete ve lo dico io, la Russia ha enormi problemi di logistica per quanto riguarda il trasporto truppe, e non solo. E veramente per tipo trasportare cioè una truppa da Mosca magari alla Crimea o alla Romania conquistata dagli ottomani ci vuole veramente un fracasso di tempo tipo 5, 6, forse 7 turni, non lo so quanto. E perché purtroppo il gioco è fatto così, appunto rimaniamo queste due principali nazioni, almeno quelle che diciamo così preferivo. Però l'Inghilterra effettivamente non è che gli inglesi non mi sono stati mai tanto a genio perché hanno un impero coloniale, sono troppo forti, poi soprattutto con questa campagna in Europa devono conquistare un intero paese che è appunto la Spagna. Mentre con i prussiani, sì, i prussiani si trovano un po' in mezzo, e diciamo, perché comunque anche se facevo la campagna francese rischiamo, per così dire, ero contro tutti, ero in mezzo a tutti, quindi me ne davano giù subito tante. E come stavo dicendo, con la Prussia invece, diciamo che non ne vado matto, ma forse era quella più, per così dire, con più chance, proprio perché anche se devo conquistare un sacco di regioni, ragazzi, era quella più fattibile. Poi ve lo volevo dire, ecco, anche non farò la modalità storica ma dominio del mondo, così anche se nel 1812, come di no 1813, come dice qua, dirà: non sei riuscito a portare a termine il tuo lavoro, quindi hai perso, io lo mando a quel paese e continuo. Così perlomeno ci scegliamo noi gli standard di vittoria in base a quale regione vogliamo conquistare, e finiti quelli appunto finiamo la campagna. Quindi ragazzi, purtroppo l'Austria non la posso fare perché diciamo che lo potrei fare, ma mi sa un po' di copione, quindi preferisco di no. Le campagne, anche quelle sarei un po' contro tutti. E vi appunto chiedo un consiglio, cioè anzi, non vi chiedo un consiglio, vi chiedo a voi, perché praticamente è una democrazia questa, quindi vi chiedo a voi quale tra queste tre nazioni appunto dovrei scegliere per iniziare la mia campagna. E come vi ho detto, se possibile, io la Russia l'ho sconsigliata, ma poi siete voi che mi chiedete. Giustamente quella che approva più consensi, inizio la campagna, provo a vedere di fare una partita appunto in modalità dominio del mondo. Quindi adesso vedrò in base ai voti. Siccome al solito, se vi è piaciuta questa spiegazione, lasciate un bel pollicione verde, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo appunto con la prima puntata della nostra campagna.